Siamo avvolti dalla meravigliosa foresta illustrata da Violetta Lopez e Valerio Vidali. Non sono solo tavole illustrate. Questo libro è un'architettura ed è molto complesso. È un libro che va visto proprio nell'insieme. Proviamo a sfogliare le prime pagine. Ci sembra bianco, che non ci sia nulla. Ma se guardiamo bene, pian piano, ci accorgiamo che intagliato c'è un viso, ed è un viso di un bambino, molto piccolo, appena nato, e gli occhi sono occhi in cui compare del verde. Scopriamo cos'è questo verde. È la natura, anche lei è ancora piccola, esile, bassa. Una natura che pian piano, pagina dopo pagina, crescerà diventando sempre più forte, più folta, più robusta. Ma anche le pagine bianche, i volti crescono, invecchiano, fino a giungere alla fine in cui l'uomo sarà un uomo anziano. Cosa sono quei buchi? Gli occhi, cosa sono? Sono il contatto costante che c'è con la natura. È come se volessero raccontare la vita dell'uomo in stretto rapporto con quello che ci sta intorno. E vediamo che è una natura bella, colorata, rigogliosa, una natura che ci mette gioia. E a me piace moltissimo, e voglio farla vedere anche a voi, questa immagine, che è quello che ci dà l'idea di quanto noi siamo piccoli. E di quanto invece la natura, gli alberi, sono grandi in confronto a noi. È un altro tipo di bosco, un altro tipo di buscare, di ricerca, anche questa, una ricerca nella relazione strettissima tra noi uomini e la natura.